Salve amici del blog Libri Opinioni, sono ancora io, la vostra Luigia, books blogger, e oggi recensirò questo libro, Susan Hill, Donna, la donna in nero. Troverete tutto, la trama, accenni sulla vita dell'autrice e soprattutto ciò che sto per raccontarvi sul mio blog www.libreopinioni.com. Ma ora, follow me! La donna in nero di Susan Hill nell'edizione Mondadori ha come traduttrice Chiara Puntil e su di lei possiamo leggere qualcosa sulla letta posteriore della copertina. Premesso ciò, vi comunico subito che questo piccolo romanzo è un horror. Quindi, se cercate atmosfere gotiche della vecchia Inghilterra, case infestate, maledizioni, vendette crudeli, questo libro fa per voi. Per la trama e cenni sulla vita dell'autrice, come vi ho detto precedentemente, potete trovare tutto sul mio blog www.libreopinioni.com. Ciò che mi ha molto colpito di questo lavoro è stata la scrittura. Essa è decisamente molto scorrevole, ma soprattutto è curatissima. Ogni singola parola è mirata e ciò produce anche un ritmo narrativo costante e in crescendo. È una scrittura elegante e anche carica di suspense, con un registro narrativo adeguato all'epoca della narrazione. Il flusso di ricordi narrati dal protagonista Arthur Keeps, giovane avvocato londinese, lasciano il lettore carico di aspettative che verranno poi tutte ampiamente e puntualmente soddisfatte con il tipico aplomb inglese. È una gradevolissima lettura per gli amanti del genere, quindi consiglio questo libro. E cari amici del blog Libri Opinioni, la mia recensione termina qui. Spero che anche questa mia brevissima recensione sia stata di vostro gradimento. Come sempre vi ricordo di cliccare segui sui social dove mi incontrate, ma soprattutto potete riascoltare o rileggere il tutto sul mio blog www.libreopinioni.com. Quindi vi aspetto alla prossima recensione. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger. E come sempre, follow me. Hey.